ad Acerra, si partirà alla volta di Bitonto per trovarmi al culto di domani sera. Posso ringraziare il Signore di come si sono svolte le cose di sera in sera. C'è stato un crescente della presenza del Signore e penso a quello che ho detto anche precedentemente. Se noi veniamo con un cuore preparato, disposti veramente a sentire la parola, ascoltarla, riceverla, onorarla e poi anche assimilarla, questa parola produrrà in noi potenti effetti. Non vorrei che si dicesse: sono stato alla tenda, ho frequentato la tenda e poi non è successo niente. Non vorrei che ci fosse soltanto dei vaghi ricordi. Quando il Signore opera, produce effetti dirompenti, indimenticabili. Questa sera, prima di leggere alcuni versi, uno, due, tre versi, siccome alcuni giovani della tenda mi avevano chiesto di dare una breve testimonianza, non la mia testimonianza completa, perché poi assorberebbe tutto il tempo e forse neanche basterebbe, ma voglio soltanto dare un cenno della mia testimonianza, come sono venuto a Gesù, come sono arrivato al Signore Gesù. Ero molto religioso, avevo soltanto 19 anni e ero tutto preso dalla religiosità, avevo in me il problema. Non ero un ragazzo distratto. Tanti non si avvedono, camminano nella vita e non si pongono mai quelli che sono i problemi fondamentali della vita, i problemi più importanti. Ma io mi ponevo questi problemi, anche se ero un istituto, mi ponevo questi problemi. Avevo avuto una educazione religiosa di un certo livello, ma quell'educazione non aveva portato in me nessun cambiamento. L'angoscia, la tristezza erano all'ordine del giorno, eppure ero giovane, pieno di prosopopea, direi, pieno di fantasia, ma il male stava dentro. Molte volte noi non ci accorgiamo, ma il male sta dentro e questo male produceva terribili conseguenze. Pensavo che, facendomi prete, così pensavo io, essendo stato un istituto salesiano, uno degli ordini più rigorosi del cattolicesimo, pensavo che lì avesse potuto soddisfare la mia anima, avesse potuto soddisfare queste mie ansie tormentose ed acute. Pregavo sempre, mentre i miei compagni andavano a divertirsi, c'erano i divertimenti interni, un po' ridotti, un po' moralizzati, ma io sentivo una fame grande, inspiegabile, la fame di conoscere il Signore. E mi riducevo in un piccolo scapuzzino, pregavo sempre, ma non pregavo il Signore perché io non conoscevo, quell'altro santo si è trasformato, almeno la storia diceva così, ma io perché non cambio mai? A chi mi poteva cambiare? La religione? Mi andavo a confessare regolarmente, non dai preti, andavo dai frati perché li pensavo più generosi, più spirituale, andavo da loro, mi preparavo tutta una lista di peccati, cercavo di essere scrupoloso, attento, quasi simmetricamente preciso, non volevo dimenticare nessuna colpa, ricercavo dentro di me qualche colpa, qualche peccatuccio che mi avesse potuto sfuggire e così portavo questa lista. E quando andavo al confessore, questo confessore mi dice: ma tu ne sai troppe di cose, ma che ti posso fare io? Dimmi i peccati più grossi, più grossolani, e poi il resto, insomma, non sono peccati poi troppo gravi da poter rischiare l'inferno. E così dopo la confessione mi diceva: adesso reciti tre Ave Marie, o quattro Gloria Patri, un Pater Nostro, qualche atto di dolore e tutto è finito. Ah, diceva: ma io meriterei solo di fare questo. E non mi convincevo questo fatto, perché io magari facevo quello che mi dicevano, ma la piaga rimaneva. Ero scoraggiatissimo, perché non cambiavo nulla nella mia vita, non facevo un progresso di un capello, ero triste. Ma una notte, gloria al Signore, nel mio sonno,
profondo ebbi un'apparizione di un angelo. E prima dell'apparizione dell'angelo ci fu un'apparizione di due uomini giganteschi, molto alti, robusti, i quali mi chiesero: che stai facendo là? E io stavo contemplando il mare, dove c'era tutt'anta folla, sapete voi il mare, chi ci va lo sa. E io guardavo da lontano e mi dissero: ma perché ti stai qui? Andiamo a divertirci, uniamoci alla folla, a questa Babilonia. Ma io dissi: mai in quei posti, ma non è che io ero veramente scrupoloso di quelle cose, era nel sogno questo. Forse ci sarei andato in mezzo a quella gente io, nella vita, diciamo, sveglia. Ma dissi: io non vengo, non posso venire. Allora mi hanno preso, uno di qua e uno di là, e mi hanno cominciato a trascinare con violenza verso questo posto. Allora ecco quest'angelo che appare dal cielo con una spada fiammeggiante, mi pare di rivederlo questa sera, con un viso raggiante e glorioso, vibrare un colpo a destra e un altro a sinistra, e ha sprofondato quei due colossi. Non li ho visti più e siamo rimasti io e lui soltanto. Ho detto: abbi pietà di me, non temere, mi ha detto, stai tranquillo, da qui a poco tempo sarai salvato. Gloria al Signore. Quando mi sono svegliato ho detto: ma più salvato di me? Io sono qui nella chiesa, sono in mezzo ai servitori di Dio, io mi confesso, prendo l'ostia. Non era questa la salvezza. La salvezza era un'altra, che il Signore aveva preparato per me nel tempo. Gloria al Signore. Così accadde un incidente involontario in quell'istituto e fui costretto ad abbandonarlo. Nel 1936, quando le nostre chiese erano tutte chiuse a motivo della persecuzione fascista, ricevette la testimonianza nella città di Roma. Alcuni fratelli mi parlarono del Signore Gesù. Io avevo una buona filosofia, avevo un buon modo di difenderli, ma questi fratelli con la loro semplicità mi invitarono ad inginocchiarmi davanti al Signore. Se tu credi in Cristo, cercalo in preghiera, mi hanno detto. E io l'ho fatto. Mi sono inginocchiato, non vi scandalizzate, non sono andato in una chiesa, perché ho detto le chiese erano chiuse, neanche una casa, ma mi andai in ginocchio sotto un ponticello. Avevo solo 19 anni e cominciai a pregare il Signore. E disse: Signore, io sono un essere smarrito, non avevo padre, ero un membro di famiglia di 7 figli, avevamo anche una posizione sociale molto critica, ero afflitto, uscito da questo istituto, veramente non sapevo dove mettere il capo. E così cominciai a cercare il Signore con tutto il mio cuore. E vi dico una cosa, allora c'era veramente l'amore in mezzo alla fratellanza. Non è che oggi non ce n'è, ma allora l'amore era maggiore. C'era un amore pratico, non un amore verbale, un amore pratico. Questi fratelli mi hanno accolto a casa loro, una famiglia anche povera, e così i due estremi si incontrarono, due poveri si incontrarono. Gloria al Signore, questa famiglia mi continuò a parlare del Signore Gesù, e una sera mi invitarono loro a pregare. Mi mise un po' di spavento nel primo momento, perché ho visto che hanno chiuso tutte le finestre, hanno smorzato la luce. E ora che succederà questa sera? Che io non sapevo, non conoscevo queste persone, pensavo a qualche mazzata in testa, non avevo dimestichezza di questi fratelli, ero un po' in sospetto e così stavo con occhio chiuso e con un altro aperto, gloria al nome del Signore, mi guardavo attorno. Ma poi, quando ho visto una sorella che ha alzato una preghiera così toccante, ho detto: veramente, ho ritrovato i santi antichi, i santi primitivi. E il mio cuore si cominciò a rasserenare, insomma, a stare tranquillo, gloria al Signore. La preghiera fu fatta, io mi alzai insieme a loro, non potei dire più una parola. Ho continuato per una settimana, poi ho detto a questi fratelli: ma fratelli, ma siete voi soli qui a Roma salvati? No, fratello, siamo tanti,
ci sono centinaia di fratelli, ma dove sono, dicevo io, andiamo in chiesa, ma quelli non mi volevano rivelare che c'era una persecuzione, che molti fratelli erano stati rimpatriati, che molti altri stavano nel carcere e che altri stavano ai confini, mi volevano celare questa cosa, avevano paura che io mi scandalizzassi. E un giorno ho detto, ma se voi non mi portate in chiesa, io non vengo più qua. Ebbene, fratello, allora se sei disposto anche a non ritornare dal culto, perché c'era questa probabilità di andare e di non tornare, perché le guardie ci pedinavano, lì bastava muoversi che già c'era dietro di noi una squadra, diciamo, della polizia che ci sorvegliava. Comunque, io dissi, qualunque cosa avverrà, io sono disposto. Anzi, dissi, io ringrazio il Signore che ho trovato i continuatori della prima Chiesa. Gloria al Signore. Se voi siete la Chiesa perseguitata, vuol dire che voi siete i veri cristiani. Allora si convinsero questi fratelli, si convinsero. Cioè, beh, portiamolo, questo ha fede. Erano 8 giorni, 10 giorni che io avevo creduto. Non ero un uomo che aveva fatto ossatura, ma sentivo dentro di me un immane bisogno di verità, gloria al Signore. E così mi portarono a questo culto, sapete dove? All'aperto, neanche una tenda, un prato all'aperto, era di autunno, il cielo era pieno di stelle, però era oscuro stesso, e ho visto un accampamento di santi, di sorelle e di fratelli, fui commosso, caddi sulle mie ginocchia e cominciai a implorare il Signore. Ho ritrovato i santi, ho detto, ho ritrovato la Chiesa, gloria a Dio, dicevo, e cominciai a piangere sulle mie ginocchia. Ora non si piange più, gloria al Signore, ora si va in chiesa, si ascoltano i sermoni. Ah, ma dov'è qualcuno che piange? Io piansi, che se i fratelli non comprendevano del mio pianto. Ma perché piangi? Perché io ho ritrovato la Chiesa, ho ritrovato il Signore. E si cantava sommessamente, certo, non erano gli squilli di questi strumenti, queste voci sonori, a bassa voce, voce sommessa, dolce, ma Dio ascoltava. Dio era lì nel mezzo di noi, dolcemente. Nel mezzo di noi. Poi cominciarono le testimonianze, le sorelle che testimoniavano del Signore Gesù. Mi trovai per un momento in un lembo di paradiso terrestre. Gloria al Signore. Ma quella riunione fu funestata, perché mentre eravamo in quella dolce e meravigliosa atmosfera, ecco che da lontano apparvero delle ombre. Sapete chi erano? Erano i poliziotti. Si avvicinarono, mano a mano, e poi ci dissero, tutti in piedi, eravamo tutte sedute sul prato, tutti in piedi, alzate le mani. È la prima volta che io mi trovavo di fronte alle autorità, è la prima volta che fui arrestato. E siccome, sapete, ero un giovanotto, un po', diciamo, come tutti gli altri, mondano, avevo tutta una chioma a modo mio, anche un po', diciamo, disordinata, e subito il brigadiere che faceva l'operazione mi riconobbe dicendomi, lei certamente è un novello. Ho detto, io brigadiere sono un arruolato volontario e nessuno mi ha portato qui ma il Signore, alleluia. Allora non si scherzava, fratelli e sorelle, chissà adesso se tutto a caso, dico, venisse qualche guardia per arrestarci, quando ne rimarrebbero seduti, e che fuggi dovremmo assistere. Ma gloria al Signore, lì eravamo in una calma perfetta, e io stesso in una calma perfetta. E quando il brigadiere mi ha preso e mi ha portato nella caserma, gloria al Signore, mi sono sentito felice. Felice perché cominciavo un po' a pensare alla storia. Io conoscevo la storia della Chiesa antica, le persecuzioni antiche, conoscevo il martirio dei santi, conoscevo la storia del Colosseo. E io dissi, Signore, ti ringrazio che incomincio la mia fede con la sofferenza. Gloria al nome santo del Signore. Ora, cari fratelli e care sorelle, certamente la testimonianza sarebbe molto lunga, io la abbrevio, ma voglio dirvi che da principio c'era una fede vera, una fede ardente. E il brigadiere, anzi poi il commissario, mi disse, senta,
Caro Ferri, alla prossima volta che ti prenderemo, ti metteremo in galera e poi ti rimpatrieremo. Quindi vi esortiamo di non farti vedere più in mezzo a questa gente. E io non andai più, ma non è che non andai più perché avevo avuto paura, perché non sapevo il luogo di radunamento. E quei fratelli che mi avevano portato quasi si erano pentiti, si sentivano veramente addolorati, cioè quel giovane si è scandalizzato, si è impaurito, ma dopo 8 giorni mi videro riapparire all'orizzonte. Gloria al Signore. Fratello Giovanni, non ti sei spaventato? No, ho detto, io sono qua per continuare a camminare col Signore. Amen. Per continuare a camminare col Signore. Passarono un'altra 20 giorni ed eravamo radunati in una cava di puzzolana, nascosti, in una cava di puzzolana in campagna. E mentre eravamo lì per lodare il Signore, ecco di nuovo le guardie. Questa volta mi arrestano, mi portano in galera. Gloria al nome del Signore, avevo solo 19 anni, ma ero pieno di fede e di ardore per il Signore Gesù. Avevo chiesto il battesimo, ma mi dicevano i fratelli, sei troppo giovane, con un mese di fede non ti possiamo battezzare, devi ancora maturare. Ma quando hanno visto che dopo l'arresto io sono rimasto fedele al Signore, mi hanno messo in libertà per 3 giorni e mi hanno dato il foglio di via, ero obbligato a rimpatriare. Ebbene, prima di rimpatriare ho fatto il battesimo, in acqua, in una vasca, in una casa privata. E quando mi sono battezzato, i fratelli non comprendevano, sono caduto per terra. Ho bagnato il pavimento con le mie lacrime, segno di riconoscenza al mio Salvatore. Alleluia, mi sentivo scaricare del peso opprimente della colpa. Tutto quel malloppo oppressivo fu tolto in un istante dalla potenza dell'amore di Dio. I fratelli parevano che mi volessero consolare, ma se c'era uno che era consolato lì si chiamava Giovanni Ferri. Gloria al Signore. Oggi vorrei vedere questi fatti, queste ripetizioni, queste conversioni in questa maniera. Gloria al Signore, fui rimpatriato al mio paese, figuratevi. Il nemico Satana si scatenò come una tempesta, come una bufera. Mia madre mi cacciò fuori, ero di un piccolo paese, quindi la mia testimonianza corse da tutte le parti. Il prete prese iniziativa con una campagna veramente scandalistica nei miei confronti e mi fece guardare male da tutto il popolo. Non sapevo dove andare. Mia madre mi ha cacciato fuori, parenti non ne avevo. Fratelli non c'erano, allora il mio rifugio era soltanto la preghiera. Mi confidavo nel Signore ed un giorno mi trovai dietro una siepe, con le mani alzate pregavo Dio. E mentre accadeva questo, una donna del paese, una delle donne più cattive del paese, vedendomi pregare, corse al paese. Sentito, ho visto Giovanni alle prese con il diavolo. Con le mani alzate, stava lì, prete del diavolo, senza sapere che era sotto la benedizione di Dio. Mi potevo vergognare, ed era veramente da vergognarsi, e mia madre ancora di più si scandalizzava, e diceva, ecco un pazzo, mio figlio è impazzito, mio figlio l'ho perduto. E anche delle zie che mi venivano a trovare mi dicevano, ma Giovanni, che ti hanno dato? Forse qualche bevanda, forse qualche tazza di caffè, forse qualche tazza di tè, ma che ti hanno dato? Oh, se potessi dare tazze di caffè, ho detto, se potessi dare tazze di qualsiasi liquido, quante tazze darei per guadagnare le anime al Signore? Alleluia! E loro volevano sentire qualche cosa da me. E io, sapete, non sapevo parlare, non è che io ero stato educato, ammaestrato, sapevo solo qualche parola sul Signore Gesù, ma avevo in me l'arma della preghiera. E così io li invitavo a pregare, inginocchiatevi con me, ma figuratevi, gloria al Signore, stavano come stavo io, con un occhio chiuso e con un occhio aperto, con un ginocchio a terra e con un ginocchio sollevato, e mi guardavano come una bestia rara. Gloria al Signore. Intanto io parlavo e rendevo testimonianza. Sapete che hanno detto, ma questo non è pazzo, parla bene. Commuove, parla bene, non è pazzo, almeno capirono che non ero pazzo, gloria al nome del Signore.
Successivamente tornai a Roma e di lì fui di nuovo arrestato. E questa volta fui portato in carcere, un paio di mesi di galera, e poi mi hanno inflitto 2 anni di sorveglianza, gloria al Signore, rimpatriato al mio paese, non potevo uscire fuori dal mio paese, non potevo testimoniare più a nessuno, non potevo uscire dal comune, dovevo rientrare prima dell'Ave Maria la sera e non potevo uscire prima dell'alba. Quindi ero come in una carcerazione un po', diciamo, allargata. Ma vi dico una cosa, fratelli e sorelle, che non tenni conto di tutto questo, perché io parlavo del Signore a tutti quanti, e chiunque mi capitava io parlavo del Signore. E una mattina il brigadiere con il carabiniere venne a bussare alla mia porta per vedere se stavo dentro. Io mi sono alzato e mi sono presentato, e mi ha detto il brigadiere: ma è vero, Ferri, che tu non fai il conto della legge e che vai dove ti pare? Ho detto: brigadiere, se lei pensa questo mi può anche sorvegliare. Ma io tenni subito di parlare a lui del Signore, e cominciò a parlare della mia fede, della mia salvezza. Allora disse il brigadiere al carabiniere: figuratevi, questo parla a noi, alla gente, come fa a non parlare alla gente? Gloria al nome del Signore, è tempo anche oggi di svegliarci e di parlare del Signore. Ci sono tante cose che sono successe nella vita, le varie volte che sono andato a finire in carcere, ma anche nelle carceri il Signore mi ha usato per la sua gloria, per la testimonianza dell'Evangelo. E sia ringraziato Dio per quei fratelli che in quei tempi, anche nel carcere, hanno portato il frutto alla gloria del Signore. Sto per finire questo ciclo di testimonianza, ma vorrei raccontare un particolare che vi potrà fare del bene. C'era un caro fratello che era, diciamo, anche in quei tempi, io in carcere da una parte, lui in carcere di un'altra parte. Questo fratello era un sardo e si chiamava Severino Mattana. Ebbene, questo fratello, andando in carcere, parlò del Signore a un uomo, a un delinquente, a un criminale. Ebbene, gli costò molto, perché questo criminale si avventò, gli rese la vita molto difficile in quella cella. Ma un giorno quel criminale si piegò, si inginocchiò e accettò il Signore Gesù Cristo. Proprio nelle carceri accettò il Signore Gesù Cristo. Ora stava arrivando il tempo della sua liberazione, e la moglie, che sapeva chi era questo suo marito, aveva sofferto una vita. Da una parte era contento perché il marito tornava a casa, ma dall'altra parte era infelice perché ora si ripeterà la tortura in casa mia, le botte. E era dispiaciuta, ma ci fu una grande sorpresa, la sorpresa che Dio sa fare, gloria al nome del Signore. Quando questo cavallaro, così si chiama questo fratello ed è ancora vivo a Roma, arriva a casa sua, bussa alla porta, ecco la moglie apre la porta e le va incontro, la prima parola fu: pace sorella, pace sorella. Quello non capiva, cominciò a guardare i piedi, a guardare la testa, ma questo che dice? Pace? Cos'è questa parola? Pace? Non capiva. Oggi il mondo non sa che è pace, ma quel fratello aveva avuto pace. E sorella mia, Maria, non temere, io ho ricevuto pace, il Signore mi ha salvato, non sono più quel delinquente classico, sono qua e ti porto la testimonianza del Signore Gesù. Maria, se vuoi pregare con me. Questo momento Maria si inginocchiò e pregò. Avvenne un grande miracolo. Maria fu battezzata con lo Spirito Santo. Gloria al Signore! Oh, qualche volta io sono nostalgico di quelle persecuzioni. Nostalgico, perché qualche volta io mi annoio e sono un po' reazionario quando vedo le chiese addormentate, i sistemi, le cose, che non si pensa più a quella fede che è stata una volta e per sempre insegnata ai santi. Gloria al Signore, ai giovani della tenda, gli ho raccontato quel particolare, quando in un torpedone ci portavano a Regina Cera, in carcere. Noi tutti dentro cantevamo: per questa strada si giunge al cielo, salvati siamo, non più timore, per questa strada si giunge al cielo. Allora disse lì una delle guardie: ma per questa strada voi vi sbagliate, si va a Regina Cera, si va alle carceri, gloria al nome del Signore. Era vero che si andava alle carceri.
ma le carceri non era la tappa finale. Amen. Così noi vogliamo andare di valore in valore, fino a tanto che non siamo arrivati in Sion, luogo di compiuta bellezza. Amen. Oh, questo cristianesimo vile, questo cristianesimo originale, puro, deve essere l'ambizione, la ricerca di ognuno di noi, quell'amore vero. Allora quando si vedeva un fratello, pare che si vedeva il Signore stesso. Per un fratello si faceva decine di chilometri per incontrarlo. Adesso magari incontriamo un fratello, giriamo la testa, perché magari appartiene a quella parrocchia, non è della nostra parrocchia, non è della nostra denominazione. Alleluia, è vergogna per la Chiesa questo, perché Cristo ha detto siete tutti fratelli, non ha fatto nessuna discriminazione, siete tutti fratelli. Io ringrazio il Signore questi giorni che ho potuto constatare in mezzo alla tenda questi cari giovani. Certo, non è tutto oro quello che luccica, noi lo sappiamo questo, ma neanche nelle nostre chiese è tutto oro quello che luccica. Non ci sono movimenti perfetti, ma una cosa ho visto, una volontà di servire il Signore, una dedizione al servizio del Signore. Ed è il nostro compito di aiutare in questa ora difficile, forse la più critica della storia umana. È questo il momento in cui noi dobbiamo sentirci impegnati, perché l'Evangelo della grazia sia predicato a tutte le genti. Gloria al nome del Signore. Un giorno mentre mi portavano con le catene ai polsi, alle carceri, un maresciallo mi disse, se lei non la smette, sarà rovinato nella sua vita. Lei è giovane e sta rovinando la sua carriera. Fra poco lei andrà a finire a Gaeta, a fare le carceri in Gaeta. Allora io mi ricordo sempre, nelle nostre case in Italia c'erano tutti i versi che erano versi del fascismo e c'era una parola molto, molto profonda e importante, e questa parola era: se qualcuno professa la sua fede e non è pronto di morire per essa, non è degno di professarla. Gloria al Signore, così disse al maresciallo queste parole: se una fede politica richiede sacrificio e anche la prontezza di morire, quanto più la mia fede, che è la fede che è stata una volta insegnata ai santi, è la fede di Cristo, è la fede potente della Chiesa. Avete questa fede stasera? Che razza di fede voi avete questa sera? Fate passare pure questa parola. Che tipo di fede abbiamo noi? La fede della comodità o la fede anche del sacrificio, della sofferenza? Il Signore ha rimandato a casa i 32.000 uomini di Gedeone, soltanto 300 ne ha fatto rimanere per il combattimento della guerra. E con questi 300, disse l'Eterno, io libererò Israele dalle mani dei Madianiti. E quel fiore fiore della Chiesa che porta avanti la testimonianza cristiana. Ho detto, pare che ho un po' di nostalgia io delle sofferenze passate. Anche quando mi hanno battuto, ho avuto dei schiaffi e dei pugni, e anche quando ho sofferto la fame, io ho nostalgia di quei tempi, perché quando la persecuzione infieriva, c'era più motivo di pregare il Signore. Alleluia! Alla notte, alle 3 noi ci alzavamo, e fino alle 6 del mattino si stava in ginocchio e si pregava l'Eterno. C'è questo oggi? Sono passati tanti anni, ma io ho cominciato la mia vita con la preghiera, e la mia vita è una vita di preghiera, perché io so che la mia preghiera dà forza all'anima mia, è il respiro dell'anima. Io posso parlare questa sera con una terminologia molto, diciamo così, volgare, una terminologia molto semplice, ma la potenza non sta nelle belle parole. Come diceva Paolo, io non sono venuto a voi con parole persuasive dell'umana sapienza, ma sono venuto a voi con dimostrazione di spirito e di potenza. Cos'è la potenza? Qualche volta ho detto che gli uomini sono più disposti ad essere influenti e non potenti, ma a me non mi importa di essere influente, mi importa di essere potente.
avere una fede dentro che è la fede, non una fede finta, ma una fede reale, una fede che affronta il futuro, l'incognite, la sofferenza, la lotta. Gloria al Signore, disse Martin Lutero a Satana: Satana, percuoti pure, io sono salvo. Uno che è salvo può essere anche percosso, può essere schiaffeggiato, può essere umiliato. Gloria al nome del Signore. San Paolo diceva che la parola di Dio non era in prigione. Lui era prigioniero, ma la parola di Dio era libera. E molte volte noi abbiamo tanta libertà, libertà politica, libertà sociale, libertà religiosa, ma manca la più grande e la più preziosa libertà, la libertà dello Spirito Santo. Dove c'è lo Spirito, ivi c'è libertà. E questa libertà, gloria al Signore, ci porta a contemplare la faccia del Signore ed essere così trasformati di gloria in gloria. Amen. Non vi spaventate, ma che noi dobbiamo andare finuti in galera? Io vi auguro che tutti quanti sarete sempre fuori dalle galere e fate il lavoro per il Signore. Ma ricordatevi che quando c'è la sofferenza c'è più motivo di accostarsi a Dio, c'è più motivo di pregare il Signore. Un giorno un nostro caro fratello con le manette veniva portato anche lui in carcere, ci fu un prete che disse: ha fatto quell'uomo, è un evangelico, ben fatto di andare così, ben fatto, gloria al nome del Signore. Vedete che servitore di Dio, ben fatto. Una sorella un giorno, mentre stava a casa sua pregando, in quei tempi arrivò il maresciallo e i carabinieri, arrivò anche il prete istigava sempre la persecuzione, e hanno trovato questa sorella in preghiera. L'ho rivista pochi giorni fa a Pescara questa sorella e gli ho ricordato questo particolare. Allora ha detto il prete: ecco maresciallo, l'abbiamo trovato in sul fatto. Capite questo, no? Ha detto il maresciallo: ma che cosa, reverendo? Ma, cioè, non l'hai visto? Ma che sta facendo? Come? Sta pregando? Così che non si può neanche pregare, ha detto il maresciallo. Io spero che noi preghiamo. Io spero che stasera ci risvegliamo alla preghiera. Gloria al Signore. Io amo Gesù, anche se sono rozzo nel parlare, diceva Paolo, non lo sono già nella conoscenza. Anche se non abbiamo uno stile classico, ma una cosa è certa, che dentro di noi c'è l'ardore e il fuoco dello Spirito. Lasciamo agli altri gli stili classici. Lasciamo agli altri la sapienza umana, noi prendiamoci la sapienza di Dio, gloria al Signore. Così disse una volta un cardinale a un altro cardinale nel 70, quando fu riconfermato l'autorità romana, anzi nel 1870, e disse: ora finalmente abbiamo il Papa, ora la Chiesa può vantare di una guida sicura. Disse quell'altro cardinale: è vero che la Chiesa romana ha il Papa, ma i protestanti hanno la Bibbia e lo Spirito Santo. Gloria al Signore, non so stasera se qui c'è la Bibbia insieme allo Spirito Santo, perché la Bibbia senza lo Spirito Santo sarebbe un libro morto, ma Spirito Santo e Bibbia insieme, gli eterni e potenti alleati, costituiranno la forza invincibile della Chiesa del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Vogliamo dare gloria al Signore questa sera. È vero che noi abbiamo il Papa, ma i protestanti hanno la Bibbia e hanno lo Spirito Santo. Gloria al Signore. Non è vero? È vero. Questo fatto me lo ricordò proprio un prete qualche tempo fa, che mi invitarono a avere una riunione detta ecumenica, frati, prete e noi insieme. Io andai lì, mi diedero l'opportunità di predicare. C'era una monaca che ha ringraziato il Dio, che, dicendo: grazie al Signore che ha mandato i pentecostali nel mezzo di noi, perché io ho tanto desiderio di ricevere lo Spirito Santo. Gloria al Signore, e questa è una buona opportunità per me di ricevere lo Spirito Santo. Ci sono anime assetate,
anime anche che vivono all'ombra dei templi, all'ombra delle chiese, delle organizzazioni, ma hanno desiderio di conoscere il Signore. Così accadeva a me in quelle tetre mura di Frascati, in un grande convento, avevo l'immane bisogno di conoscere una persona che potesse scagionarmi dalle colpe e potesse liberarmi dal mio peccato, alleluia, dalla mia schiavitù e dalla mia agonia. Gesù venne in tempo, stasera Gesù viene in tempo, se vuoi essere liberato, non soltanto liberato, io non parlo solo di liberazione, ma io parlo di potenziamento, io ho bisogno di potenza, non so quanti di voi avete bisogno di potenza questa sera, quanti di voi avete bisogno di essere nutriti dalla parola di Dio, alleluia, qui dice Gesù, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita eterna. San Giovanni ha detto, egli non venne con acqua solamente, ma venne con acqua e con sangue, come a dire, non soltanto con la dottrina, ma venne con la potenza, con il sacrificio, e io sono salvo questa sera in virtù di quel sacrificio, alleluia. Dissi a un maresciallo che mi sfidava, dissi, maresciallo, io non sono soltanto pronto ad andare in galera, ma anche a dare la mia vita per il Signore, e mi disse, lei è un esaltato, è un pazzo, io non gli posso fare niente, e io ho detto, oh, che il Dio accresca in me questa pazzia, la pazzia della croce. Oggi c'è troppa eleganza, oggi c'è troppa signorilità, oggi si vuole praticare un cristianesimo addomesticato, si vuole predicare un Vangelo conciliante con la filosofia, con la scienza, con la cultura, con le condizioni umane, ma questo non sarà mai il Vangelo che sprofonda negli abissi gli uomini per poi trarli a penitenza. L'Evangelo, prima di salvarti, ti getta nello sgomento, ti getta nelle profonde crisi, fa conoscere il tuo peccato, la tua nullità, la tua miseria. C'era Wesley, quando predicavo qualche volta, creava l'inferno davanti alla gente e la gente gridava spaventata. Oggi questo Evangelo pare che non sia più di moda, perché non è l'Evangelo espresso sotto l'impulso e la potenza dello Spirito Santo. E allora non dobbiamo lamentarci se ci sono chiese mutilate, se ci sono chiese depresse, se ci sono chiese addormentate ed agonizzanti. Non ci dobbiamo lamentare se il risveglio è soltanto una cosa del passato. Oggi si ha bisogno di questo risveglio. Io non so questa sera chi vorrebbe essere il pioniere di questo risveglio, chi si vuole porre sulla breccia per un grande e nuovo risveglio, non soltanto la predicazione pubblica dell'Evangelo, ma il Dio insieme alla predicazione vuole mandare il fuoco dello Spirito che possa infiammare i cuori. Gloria al Signore, un fuoco possa essere acceso nei cuori della fratellanza, per bruciare quel settarismo, per bruciare quelle separazioni, per bruciare tutte quelle limitazioni, per liberarci da quegli schemi umani, per liberarci innanzitutto dai condizionamenti stabiliti dagli uomini, per camminare nella vera libertà dello Spirito Santo. Gloria al Signore, siamo uomini non più incatenati, basta con le catene, basta con i soprusi, basta con i legami posti dagli uomini, siamo figli della libertà, figli della croce, figli della redenzione, per camminare con il Signore Gesù Cristo. Amen. Chi mangia non è chi ha mangiato, chi mangia costantemente ai piedi del Signore, non si stanca di incamerare nuove energie, stare ore in preghiera se volete essere fortificati. Delle volte noi siamo dei bravi consiglieri, siamo dei dotti, sappiamo dare istruzioni e nozioni intorno alla vita cristiana, intorno al comportamento, forse parliamo anche bene sulla preghiera, ma non è questo, non basta, bisogna vivere l'ora della preghiera. Quante volte noi nell'assemblea cantiamo è dolce l'ora del pregare, dopo 10 minuti già siamo agli impieti. Gloria al Signore, siamo una vera contraddizione, una contraddizione ambulante. Se l'ora della preghiera è dolce, come mai tu la fuggi?
cerca di alzarti alla prima occasione. Preghi il Signore, vivi col Signore e tu vedrai la gloria sulla tua vita. Tu vedrai lo Spirito posarsi su di te. Alleluia, tu vedrai la salvezza e la gloria. Qualcuno forse anche stasera dirà, ma questo non è un culto evangelistico. E ditemi che cosa non c'è qui di evangelismo. Ditelo voi che cosa non c'è qui di evangelismo. Qui c'è un messaggio per tutti. Anche gli uomini strani possono capire queste tremende verità della Bibbia. Questa esigenza dello Spirito Santo. Questo credere in Dio, ma non in un Dio ipotetico, ma in un Dio vivente e reale, in un Dio che parla, in un Dio che squarcia i cieli, in un Dio che manda potenza e fuoco sulla Chiesa. Questo è il vero Dio e non il falso Dio. Gloria al nome del Signore. Alleluia, ha detto San Pietro, il figlio dell'Iddio vivente. Poteva dire il figlio di Dio, ma certo non ha dire il figlio dell'Iddio vivente. Allora dico, vive stasera Dio nella tua vita? O è soltanto stato di passaggio nella tua vita? Di passaggio? Gesù passava in molte contrade di quei giorni della Palestina, passava. In certi posti forse non lasciava nessun segno a motivo della incredulità della gente, ma in certi posti lasciava segni indelebili, segni incancellabili. Che segno ha lasciato Gesù nella tua vita? Ha lasciato il segno dell'amore, il segno della fede. Come ti senti questa sera? Stai nutrendoti del pane della vita? Parliamo noi molto di pane. Io sono il vivo pane che è disceso dal cielo. I vostri padri mangiarono la manna, ma morirono. Io sono il vivo pane che do la vita. La vita ai morti, la vita ai deboli, ai depressi, agli scoraggiati, agli abbattuti, agli emarginati. E Gesù, io penso questa sera che voglia consolare e rinforzare le mani cadenti di ciascuno di noi, rinforzare le ginocchia vacillanti, fortificare le mani rimesse, ungere di collirio i nostri occhi per contemplare la legge del Signore, per guardare fisso, alleluia, lo sguardo verso Gesù. Non abbiamo bisogno noi come gli israeliti, che per riguardare in faccia a Mosè dovettero dire a Mosè, mettiti un velo, perché noi non possiamo riguardare nella tua faccia. Ma noi contempliamo stasera la faccia non di Mosè, ma di colui che è più grande di Mosè, Gesù Cristo. Vuoi essere trasformato questa sera? Vuoi sentire la gloria nel tuo paese, nella tua contrada? Arrenditi nel Signore questa sera, non deve fare niente, arrenditi nel Signore. Quelle sorelle, quei fratelli che mi parlarono erano sgomenti, adesso questo giovane se ne andrà si scandalizzerà, ma sono qua, dopo oltre 50 anni sono qua e sto predicando l'Evangelo. Un commissario mi dice, lei è compromesso per sempre, la sua vita è rovinata per sempre, perché le galere, perché i giudizi che ti sono fatti si percuoteranno sulla tua condotta, sulla tua vita. Quel commissario non esiste più, io esisto ancora e sto predicando l'Evangelo. Gloria al Signore. Volete predicare l'Evangelo? Vogliamo predicare l'Evangelo? Allora per farlo c'è una bella ricetta: siate ripieni dello Spirito Santo, mangiate questa sera, saziatevi della benignità del Signore. Quando siete ai piedi del Signore, quello è il momento più bello della vostra vita. Il momento meraviglioso. Perché anche quando pare che non senti nulla, il Signore sta con l'occhio su di te e ti sta parlando e sta riempiendo. Amen. Dio sia lodato. Voglio ringraziare Gesù come davvero ha salvato la mia vita, come davvero Egli ha cambiato e ha trasformato la mia vita. Oggi, stasera ciò che sto dicendo, forse tu non ci crederai, ma purtroppo è così, perché il Signore ha salvato la mia vita.
Circa 3 anni e mezzo fa io ero un omosessuale, un travestito che andavo con gli uomini e piaceva andare con gli uomini e mi truccavo, mi travestivo e facevo tutte queste cose male. Ma oggi posso dire, ringraziando a Dio, Egli ha salvato la mia vita. Mi ricordo che quando ero piccolo, all'età di 6 anni, io cominciavo in me stesso a avere un cambiamento e una trasformazione, un lato sessuale, un lato femminile. E mia mamma si preoccupava, così siamo andati all'ospedale del Cardarelle, proprio di qua, dove c'è un dottore che si chiama Mastroianni. Lui mi era visitato bene, ma quando lui mi ha visitato ha detto non si può fare nulla, perché questo ragazzo ha all'interno degli ormoni femminili. Così andammo a casa, mia mamma credendosi che io stassi a casa così a pulire, fare queste cose qua. Ma è successo che quando poi ho conosciuto il mondo, come ti ho detto prima, io cominciavo a prendere molto droga, ma molta, e ho cominciato a fare tanti di quelle cose sbagliate. Avevo un ragazzo di 22 anni con me insieme e noi ci siamo voluti bene così tanto. Ma un giorno nel rione Don Juanella io mi sono trovato a passare così per caso per comprare il mascara. Tu conosci quella roba che si mette sopra le ciglia, no? Le donne lo sanno molto. Io sono trovato a comprare questa roba e c'era qualcuno che mi ha detto: Gesù ti ama, Gesù vuole cambiare la tua vita. In quell'attimo io mi sono messo a ridere una cosa tremenda e ho detto: ma come, Gesù vuole salvare la mia vita? Io che sono così, un omosessuale con il seno, tutte queste cose, come Gesù adesso lo fa? Non lo poteva fare quando io ero ragazzo, quando io ero piccolo? Io ti dico che Dio non esiste. E lui mi ha guardato con quell'amore nell'occhio e mi ha detto: fratello, Gesù ti ama, preghi con me. Abbiamo pregato e lui mi ha alzato la mano dicendo: Signore, benedici questo ragazzo. Ma io ridevo ancora. Ma quando ho detto: Signore, se davvero queste persone, questi pazzi, questi scemi, dicono che tu sei un Dio vivente, un Dio d'amore, un Dio di benignità, un Dio di sapienza, perché non cambi la mia vita? In verità, davanti a Dio, fratello, sorella, posso dirti che io vi dico...